lavorando, quindi non è che chissà che cosa gli è. Ed entro 30 giorni un piano concreto occupazionale per consentire ai lavoratori di tenere un decoro. Naturalmente noi controlleremo anche che poi i lavoratori facciano effettivamente il loro lavoro, noi come opposizione. Naturalmente gli uffici dovranno verificare e controllare laddove ci sono proteste di vario tipo. La verità è che oggi l'amministrazione ha capito di avere torto e ha accettato la mozione legittima dell'opposizione, di cui, se mi consentite, il primo firmatario, il sottoscritto, per la soluzione annosa dei problemi dell'igiene della città e dei livelli occupazionali dei lavoratori. È stato chiarito dall'assessore che è un palliativo che non serve assolutamente a nulla, perché con 75.000 euro al mese 250 persone non serve assolutamente a nulla. Però se si vuole fare questa gara con un lavoro così grande da fare, io credo che si perda tempo, perché nessuno partecipa ad una gara dove ci si fa rimettere.